Come mai la Cassa di risparmio di San Marino si ostina, nonostante le chiare sentenze del Tribunale, a definire speculatori un gruppo di piccoli risparmiatori che hanno visto i loro soldi svanire nel buco nero del crack Swissair? È l'interrogativo che l'ASDICO CDLS solleva all'indomani delle sentenze di primo grado che hanno dato ragione a un gruppo di piccoli risparmiatori che 5 anni fa avevano acquistato i titoli della Swissair, la compagnia aerea elvetica fallita nel 2001. Titoli che, secondo il Tribunale, non dovevano essere disponibili ai clienti ordinari, ma riservati agli investitori istituzionali. Sentenze impugnate dalla Cassa di risparmio. Il legale dell'istituto di credito ha infatti dichiarato che la banca ricorrerà in appello, affermando che i risparmiatori erano in realtà speculatori ben consapevoli del rischio del titolo. Una linea di autodifesa che sfiora l'assurdo. Perché tanta protervia nei confronti di pensionati, casalinghe e operai che con fiducia hanno depositato in banca i loro risparmi di una vita? Siamo fiduciosi che questa sentenza venga riconfermata anche nei prossimi gradi di giudizio.